Arte, memoria, comunità, il 25 aprile, le nostre radici, quelle di un paese libero che nonostante fatiche nella ricerca della propria strada nel corso del secondo dopoguerra, ha tuttavia consentito attraverso la Costituzione che il sacrificio di quanti si impegnarono nella lotta di liberazione producesse un bene pubblico che adesso è a disposizione di tutti. È tradizione a San Lazzaro ricordarlo, qui si mossero i polacchi sulla Via Emilia nelle prime ore del 21 aprile, dirigendosi verso Bologna. Qui c'è il cimitero al confine con Bologna che ricorda il loro impegno, poi fu liberata Bologna, la grande festa in Piazza Maggiore. È giusto ricordare perché abbiamo bisogno di un legame con la nostra storia, di rinnovare anche quel senso di trasmissione tra le generazioni, tra quanti allora seppero fare la scelta giusta e il beneficio che ne abbiamo tratto noi tutti, e abbiamo pensato che il manifesto del 25 aprile meritasse di essere rivisitato dagli artisti rappresentativi della situazione bolognese, che ringraziamo tutti per aver accettato, così come ringraziamo in modo particolare quest'anno per la sua generosità, per il colloquio che ha intrattenuto con noi, per l'impegno straordinario che ha messo realizzando ben quattro lavori. Ringraziamo Maurizio Bottarelli e siamo felici di ospitare la mattina del 25 aprile, a partire dalle ore 9:30, Eugenio Ricomini, al quale è affidato il discorso ufficiale. Saprà, nel modo accattivante che lui ha, di esprimersi e di argomentare questa pagina della nostra storia, attrarre quanti curiosi, interessati, nostri concittadini vorranno condividere con noi questo momento di riconoscimento del valore di ciò che è stato fatto, questo riconoscimento di ciò che noi siamo in relazione alle scelte di allora.